Non credi che anche l'influenza della dottrina di Lombroso, che diceva che alcuni soggetti sono dei delinquenti nati, perché questo lo si capisce dallo studio dei tratti somatici, delle caratteristiche antropometriche, non credi che comunque ci fossero già allora i germi di una certa tendenza all'eugenetica che poi si è manifestata in maniera drammatica nei decenni successivi col fascismo e soprattutto col nazismo? Sì, assolutamente sì. Allora, quando dopo il 1861, ma soprattutto dopo Portapia, no? Dopo il 20 settembre del 70, l'Italia è realmente compiuta, si avvia quel processo appunto di formazione dei nuovi enti, dei nuovi apparati che devono fare del paese un paese realmente unito, no? Quello che diceva D'Azeglio, fatta l'Italia, facciamo gli italiani. E allora, mentre la politica dell'epoca, cioè, si affrettava a costruire i suoi enti, i suoi apparati, le sue istituzioni sanitarie, e si doveva anche occupare di dover recludere o rinchiudere i suoi malati e comunque le sue classi marginali, tutto ciò che poteva creare ostacolo al processo di formazione borghese della nuova società. Per cui non è un discorso che riguarda solo Giri Falco o qualche manicomio del sud, ma è un discorso appunto che investe completamente il territorio nazionale e che ha bisogno anche di uniformità, perché fino a quel momento nell'Italia pre-unitaria, questo succede anche nelle carceri, ogni singolo stato, staterello, insomma, aveva un suo modello di reclusione, a volte drasticamente diverso dall'altro. Vi faccio degli esempi: Leopoldo II in Toscana, che era ancora fortemente legata alla cultura dei lumi e dell'illuminismo, aveva un'idea appunto sia per la cura delle malattie mentali, ma soprattutto per le carceri, comunque sempre istituzioni totali, parliamo, estremamente più progredita e moderna rispetto ai Borboni o addirittura rispetto ai Sabaudi, no? Che erano tra i più duri invece da questo punto di vista. Quindi si stabilisce, la politica ovviamente stabilisce, interrogando poco o niente la classe medica, che tipo di reclusione dare a questi soggetti. È chiaro che tutto ciò avviene all'interno dell'epopea della cultura positivista. Tu giustamente citavi Lombroso, ma tutto il romanzo antropologico fatto dagli stessi meridionali, Niceforo, per dirne una, insomma, no? Che ritenevano appunto i meridionali oggettivamente e biologicamente inferiori e cercavano di spiegare questa inferiorità. Questa è una deriva, ricordiamo gli schizzi di Zitara, non ve li vengo a spiegare io a voi. Una deriva appunto che ci deriva appunto dalla lotta al brigantaggio, ragion per cui appunto i tratti somatici, l'ereditarietà, la genetica, era uno stigma attraverso cui non si poteva scappare, dal quale non si poteva scappare. Quindi i medici di Giri Falco, almeno fino al 1931, sono tutti medici che provengono da una scuola, che è quella veronese, che adotta il paradigma lombrosiano in tutto. Se voi andate a vedere le cartelle cliniche, appunto, dei primi ricoveri di Giri Falco, il primo approccio che si nota, che sia uomo sia donna, sono appunto sulle caratteristiche somatiche, sopracciglia unite, zigomi alti, fronte stretta e via dicendo. E l'ereditarietà. Ha una bisnonna che probabilmente è stata epilettica. Il cognato, anche lì dove non c'è un chiaro rapporto di sangue biologico, viene comunque, c'è un riferimento per indicare come nella famiglia, nel genere, ci fosse qualcosa che non va. E questo rende inevitabilmente i calabresi razza maledetta, no? I calabresi e i meridionali come razza maledetta, con una distinzione che gli stessi medici fanno rispetto ai settentrionali. C'è un direttore di Giri Falco che si chiama Romano Pellegrini, il cognome non inganni, sembra meridionale ma in realtà è di Verona, che poi si sposerà e vivrà a Giri Falco per tutta la sua vita, che in uno studio pubblicato sulla rivista di Frenatria, che all'epoca era la rivista principale, fatta dal Morselli, che era il maggiore psichiatra italiano, sull'epilessia dei calabresi scrive qualcosa di emblematico che vi fa capire, insomma, come la ragionano. Se gli epilettici sono delle persone, dice lui, tendenzialmente tranquille, eccezion fatta delle scariche elettriche, così le chiamavano, in cui diventano irascibili, convulsionari e via dicendo, attenzione, perché gli epilettici calabresi sono torvi, irascibili, arrabbiati, diffidenti anche quando non hanno la crisi. Cioè, quindi l'epilettico calabrese è diverso,
no? È più epilettico, se vogliamo, rispetto all'epilettico nazionale, no? Questo perché si inserisce all'interno di un contesto culturale in cui gli psichiatri non, purtroppo non sono diversi appunto da quella che è la cultura dominante. A loro discapito va detto che la psichiatria dell'epoca è ancora una scienza, immagino, io insomma, chi mi è a fianco insomma, lo saprà dire molto meglio di me, in nuce, cioè si sta ancora scoprendo, ancora la differenza tra alienismo e psichiatria non è del tutto definita, ci vorranno anni, ci vorrà l'arrivo di Freud, della scuola triestina, insomma, per identificare la figura dello psichiatra in maniera più delineata. Nei primi del Novecento ancora ci sono queste figure così.